We don't talk about Bruno, no, 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 no. We don't talk about 2021. Buongiorno Cactus, benvenuti nel primo video del 2021. Anche oggi ci teniamo per la programmazione per il video di mercoledì, che sarà anche la spiegazione della Cactus Book Challenge 2022. Spoiler per chi non mi segue su Instagram, seguitemi su Instagram. È uscita la challenge, la trovate sul mio profilo, sto lavorando al Notion, alla versione HD per la stampa e al video che arriverà effettivamente mercoledì, tutta la spiegazione, tutte le vostre domande, tutto quello che serve. Ma oggi facciamo un ultimo saluto, prima di pensare al 2022, facciamo un ultimo saluto al 2021. E ovviamente io curiosa come un cactus, quindi vorrei sapere qua sotto qual è stata la vostra top 10 del 2021, se siete soddisfatti del totale, della qualità delle letture del 2021 o se si poteva o se speravate meglio, insomma, e condividiamo tutte le emozioni di quest'anno che io personalmente ho odiato. Nel 2021 ho letto 50 libri. Incredibile, siamo riusciti a completare il totale, la challenge dell'anno scorso. Wow! E soprattutto di questi 50 libri me ne sono piaciuti 10, quelli di questa lista. No, vabbè, sono troppo dura, me ne sono piaciuti tanti. Sono troppo dura con l'anno 2021 in generale e anche con le letture. Non fateci. In realtà ci sono tantissimi spunti di lettura meravigliosi in questi 10 titoli e anche i libri che non ci piacciono ci insegnano qualcosa, tipo come vendere libri su Vinted. Non lo so, oggi mi sono svegliata e ho scelto la violenza. Iniziamo per far capire al 2022 chi comanda. Comunque, sapete benissimo che non è una mia top 10 o un mio top qualcosa se non usciamo dal numero prescelto. E infatti il numero 10 è condiviso, cioè glielo diamo ad entrambi. E sto parlando di Non lasciarmi, di Shiguru. E come non fare niente, che ho lasciato temporaneamente a Genova perché pesava 7 quintali. Charmi è stata una semi-delusione per me, ma comunque l'ho apprezzato tantissimo. Non so se avessi troppe aspettative per questo romanzo, visto che l'ho letto molto tardi rispetto a tutti gli altri e ne ho solo sentito parlare benissimo, ma ho trovato il libro tutto pari, come un monotono. Non ho mai avuto grandi emozioni, non ho mai avuto grandi legami con i personaggi, che secondo me è quello che porta il libro alla decima posizione invece che più in alto. E per quanto abbia amato follemente il futuro distopico descritto qua dentro, porti avanti un sacco di domande. Non, è uno spoiler, però, quindi preferisco non parlarne in questo momento, visto che la classifica è non spoiler. Ma devo dire la verità, non ha vissuto all'hype, per questo è al decimo posto. Uno dei saggi più belli che io abbia mai letto è al decimo posto, solo perché appunto le altre 9 letture mi hanno toccato di più. Però questo saggio in particolare, secondo me, è meravigliosamente scritto. L'autrice, anche se a volte è un po' pacche sulla spalla, cioè che si autoelogia, dà veramente tantissimi spunti meravigliosi. Solo che l'ultimo capitolo, che al momento non ricordo come si chiama, ma ho adorato, ve l'ho anche condiviso sulle stories, vale tutto il romanzo, perché comunque io sono più appassionata alla parte social, come prospettive sui futuro social, ma tutto il romanzo è estremamente interessante. Come non fare niente è un elogio alla capacità di distaccarsi dalla FOMO, di riallacciarsi con il perdere tempo in modo costruttivo. Non lo chiamerei neanche perdere tempo perché è un'accezione negativa. Riallacciarsi con prendere la vita con più calma in modo da trarne ispirazione, bellezza e appunto anche un po' di calma magari. Soprattutto perché lo smacco è che al nono posto c'è Orologi Rossi, che è un altro distopico. Evidentemente l'ho letto nel momento sbagliato e sicuro non volete bene. Orologi Rossi è, ve ne ho parlato ultimamente, quindi non ci perdo troppo, ma è un bellissimo distopico che secondo me si contrappone nella mia mente al diario, il racconto di un'ancella, che per me è uno dei libri più brutti e più osannati. Ci abbiamo fatto anche un video a riguardo, mentre questo effettivamente affronta la distopia della donna in un modo un po' più coerente e sensato, con un contesto. Orologi Rossi è la storia di 4 donne che si ritrovano in un mondo semidistopico, perché in realtà in America è anche a volte la realtà, dove l'aborto è stato illegalizzato, ma non solo, viene preferita alla famiglia normale.
da Mulino Bianco, uomo, donna, che creano come se non ci fosse un domani. E qui in questo libro vediamo quattro donne molto diverse che affrontano questa, e con quattro età anche diverse, che affrontano questa situazione. Affrontandola ci portano davanti moltissime sfaccettature dell'essere donna, soprattutto donna legata alla femminilità pura, ovvero l'essere madre, la sessualità, l'invecchiamento della donna anche. Trovo che abbia tantissimi spunti, veramente tantissimi, e soprattutto in questo periodo storico dove a volte viene ancora messo in dubbio alcuni diritti base. Non è l'opera finale, però sicuramente è una lettura interessante. Perché ogni volta perdo i libri? Ottavo posto, un mio personal favorite, Guasti. Guasti perché secondo me tocca tutti i punti che amo di un libro. La discesa verso la follia è una di quelle tematiche che ci piace. Ci piace. E Guasti è quello. Questo romanzo ti dà proprio il tempo, è accattivante, non riesci a metterlo giù, vuoi per la spessore che è minimo, vuoi perché tutto il romanzo è diviso in giorni. È proprio un countdown fino all'ultimo, perché si parte dal 30°, 31° giorno, ovvero l'inizio della mostra, fino alla fine dove la mostra prenderà il volo. Di che cos'è la mostra? Del corpo dell'ex fidanzato della protagonista. Stiamo parlando di quella mostra sui muscoli, sulle parti del corpo umano fossilizzate nel tempo, che probabilmente avete visto in giro. Esattamente, il fidanzato della protagonista aveva firmato per fare in modo che il suo corpo venisse donato a questa mostra. Purtroppo effettivamente è successo e diventa una delle parti principali della mostra, quindi lei inizia questo eterno purgatorio, inferno a seconda dei punti di vista, e la osserva. È un libro sul lutto, sì, ma è anche veramente un libro sul cosa dai contorni non definiti, sulla follia e soprattutto confusione, perché questo romanzo secondo me vuole propriamente confonderti il più possibile. Fantastico, veramente bellissimo, molto breve, molto intenso e assolutamente consigliato se siete nel blocco del lettore, secondo me. Questa è stata una delle mie letture preferite riguardo essermi appassionata alla storia, ovvero La metà scomparsa. Tolto che avevo iniziato a leggerlo in inglese, poi è uscito in italiano e tra l'altro con la copertina originale, che Dio grazie, perché quanto è bella, sarebbe stato uno spreco sinceramente. La metà scomparsa è una delle storie più originali e interessanti che abbia mai letto. La scrittura è molto leggera, non è pesante, è proprio un romanzo da comodino. Con questo non voglio sminuirlo perché trovo che abbia tantissimi spunti, perché anche la storia si presta a darne molti, per dire che veramente scorre piacevolmente, è una lettura che fai con piacere, anche se le tematiche a volte non sono così positive, visto che La metà scomparsa parla di questa piccola città dimenticata dalle mappe, dove le persone di colore ma con una pelle veramente chiara sono riunite perché non vengono accettate né dalla comunità nera, ovvero di quelle persone con la pelle molto più scura, né dalla comunità dei bianchi, che li vede comunque come persone di colore non del tutto bianche. A volte questo romanzo fa salire abbastanza la rabbia, devo dire la verità. Le protagoniste sono due gemelle ed è un fattore vitale perché queste due gemelle in questa cittadina si sentono strette e scappano, fuggono all'età di 14-15 anni. A un certo punto le due sorelle si dividono perché entrambe prenderanno due strade diametralmente opposte. Mentre Stella decide di fingersi bianca perché si rende conto di quanto è semplice per lei e di quanti vantaggi riesce a ottenere fingendosi bianca, Desiree invece prende tutta un'altra strada. Se vogliamo usare il cromatismo colore, sia come purtroppo felicità. Proprio un altro tipo di storia, completamente un altro tipo di storia. È meraviglioso, penso che possa piacere a tutti grazie alla scrittura, appunto, che vi ho accennato, è leggerissima, pesante, piacevole, ma ha tantissimi messaggi all'interno. Lo trovo un libro meraviglioso e che vive del suo hype, cioè lo consiglio altamente. Al sesto posto abbiamo Battle Royale. Battle Royale io lo metto perché sinceramente è stata una delle scoperte dell'anno, è uno di quei libri che non si legge perché si pensa di sapere già, ma in realtà l'opera è molto meglio di quanto possiate pensare. È abbastanza complesso da seguire all'inizio perché sono tantissimi personaggi, ma le sensazioni che ti dà questo libro, soprattutto l'incessante seguire di tutte le scene, sono perfettamente posizionate, quindi è impossibile annoiarsi con Battle Royale. Anzi, penso che anche questo sia perfetto se nel caso aveste un blocco del lettore, ma soprattutto è una bellissima opera. Quasi tutte le saghe uscite post come Games e simili, cioè, sono proprio palesemente copiati, me ne sono resa conto leggendo il libro, e trovo che l'opera di Battle Royale sia assolutamente sottovalutata,
quasi un po' denigrata per il suo genere, ma è meravigliosa, complessissima e io ve la consiglio follemente. Prendetevi però una lista dei nomi e fateci una X quando muoiono, perché sennò sarete, vi incasinerete sicuramente. Quinto posto! Abbiamo lui, Via da Gormenghast. L'ultimo capitolo della trilogia di Gormenghast, ormai sono anni che la portiamo avanti, io non volevo finirla perché ci sono appassionata, avevo il terrore di questo romanzo. Tra l'altro l'autore è stato male ed è morto verso la fine del romanzo, quindi è stato rieditato non da lui e secondo me si sente. Lo metto in quinta posizione per il semplice fatto che secondo me è necessario che questo romanzo sia nella mia top 10 del 2021, perché è stato un viaggio insieme a Gormenghast. I primi due romanzi sono tra i più bei fantasy che abbia mai letto e questo secondo me non perde di potere. Certo, non è a Gormenghast, quindi un pochino ti lascia insoddisfatto, ma la scrittura di Pick è semplicemente incredibile e secondo me si sente che va un po' a calare verso la fine. Quello che mi lascia un po' interdetta di questo romanzo è la descrizione prolungata di alcuni personaggi, che se in Gormenghast era necessaria, perché appunto andiamo avanti per due libri, qua secondo me poteva essere un po' più stretto. Il finale l'ho adorato perché non poteva andare in nessun altro modo, probabilmente. Io ve la consiglio assolutamente, anche dopo averla conclusa, anche se trovo questo libro il meno potente di tutta la saga, so come dire, leggete Gormenghast, non ve ne pentirete. Se vi piacciono i fantasy classici e dark, non ve ne pentirete. Ok, prendo un libro a caso che tra l'altro devo ancora leggere, ma lo uso come rappresentante perché La cosmetica del nemico e Acido solforico li ho letti entrambi in digitale. Diciamo che qualunque cosa io abbia letto dell'anno tombe quest'anno va in top, siamo al quarto posto, quindi sotto sotto la classifica, per il semplice fatto che sopra ci sono cose che ho amato follemente, ma l'anno tombe è diventata la mia autrice preferita, non riesco a smettere di leggerla. Secondo me è geniale perché mi piacciono gli autori che navigano proprio nei peggiori sentimenti umani e te li sbattono in faccia come delle mattonate. Acido solforico e Cosmetica del nemico. Non riesco a decidermi perché sono due romanzi estremamente diversi, mentre La cosmetica del nemico è quel romanzo un po' pulp che veramente leggetelo perché è impossibile che non vi piaccia, e niente perché è molto breve e tanto appena inizierete a leggerlo non vi riuscirete più a staccare. Curio, ad esempio, che ho adorato, o l'acido solforico vanno un po' più nel complesso, più lentamente si inseriscono nella vita, nel buio scuro dell'essere umano, e quello che amo della Notombe è che ogni romanzo affronta una sfaccettatura diversa, mentre in Mercurio è l'egoismo in tutte le sfaccettature, l'egoismo della segregazione, l'egoismo del rimanere in una situazione che ci fa comodo. Il solforico invece è proprio una metafora tra il bene e il male, cosa succederebbe se in questo momento storico rivivremmo una situazione come simile alla seconda guerra mondiale. Il dualismo che è un po' affrontato da Steinbeck del si nasce cattivi o si nasce buoni o si diventa. Ogni romanzo ti porta in un viaggio incredibile, tra l'altro sono brevissimi perché secondo me sono proprio pam, pallottole qua in fronte, e non potrei consigliarla abbastanza, veramente non saprei decidere quale dei tre mettere in classifica, quindi leggeteveli tutti. Terza posizione, siamo in top 3, sto girando da 60 anni, ma la terza posizione per me va assolutamente a Notte. Uno dei fil rouge di quest'anno sono libri estremamente pieni, estremamente belli, ma con una scrittura leggera. Non so come spiegarla, ma è proprio una differenza di stile. Mentre un romanzo russo ha quella corposità che è meravigliosa e però a volte un po' pesante, su alcuni romanzi a volte no, questi autori fanno dei mattoni e ti scorrono come se fossero un film. Notte in particolare sembra veramente una sceneggiatura cinematografica. Ve ne ho parlato alla nausea, Edgar Hilsenhart è un autore ebreo che appunto durante la seconda guerra mondiale ha effettivamente vissuto i ghetti e poi i campi di concentramento, anche se ha detto che questo romanzo non è basato sulla sua esperienza. Non so come dire, è impossibile. Notte è la storia di un ebreo che viene portato in un ghetto, appunto, e la notte è il punto focale, perché iniziano a esserci rastrellamenti, se ci si trova per strada durante la notte si viene deportati e probabilmente uccisi, o messi ai lavori forzati, o portati nei campi di concentramento. Quindi la lotta al posto in cui dormire è fondamentale, e proprio così si apre il romanzo. Ranek è il nostro protagonista e non è un
eroe, è solo un protagonista, è qualcuno che ci porta all'interno di questa realtà che era spaventosa. Iniziava a togliere qualunque diritto umano basilare alle persone che venivano trasportate nei ghetti, che venivano abbandonate a se stesse. Vi lascio immaginare la crudeltà e la mancanza dell'umanità in queste persone, se non in alcune, che tra l'altro generalmente non facevano una buona scelta basandosi sulla propria etica, la propria morale, piuttosto che sulla sopravvivenza, perché ormai era diventata proprio una lotta alla sopravvivenza. Questo romanzo è un film, è come se fosse un film, passa velocemente e ti trasporta in ogni scenario in un modo che non è perfettamente equilibrato tra azione e descrizione, e secondo me è uno dei più bei libri sulla Seconda Guerra Mondiale che io abbia mai letto, anche perché mi porta in uno scenario che non avevo ancora mai approfondito. Chi meglio di qualcuno che l'ha vissuto può raccontarlo, secondo me. Fidatevi che la mole di 800 pagine non è... Oh, scusate, 600 pagine non è niente. È come se fosse acqua, signori, acqua. Questo non ho la più pallida idea di dove sia. Al secondo posto abbiamo lui. Lacci, una delle letture più apprezzate col gruppo di lettura dell'anno scorso, e Lacci, bellissimo. L'obiettivo di questo 2022 è leggere qualcos'altro di Starnone, quindi se mi potete consigliare qualcosa dei benvenuti, su cosa continuare, perché è il primo romanzo che leggo e Lacci mi ha commosso nel profondo. Ne abbiamo fatto una live, quindi vi lascio la live qua sotto per approfondirlo, ma questo piccolo romanzo è strutturato meravigliosamente. La scrittura di Starnone è incredibile, come con pochissime parole riesca a riposizionare tutto, soprattutto la fine, l'ho adorata. E l'immaginario dei legami familiari che viene spezzato, riallacciato, abbandonato, quelle situazioni in cui non è l'amore a vincere, ma piuttosto lo stereotipo di qualcosa che bisogna mantenere per forza. Uno dei più bei romanzi sulle dinamiche familiari realistiche, purtroppo non per forza positive, che abbia mai letto. Da figlia di divorziati, tra l'altro, mi sono ritrovata in tantissime cose, mi ha veramente toccato nel profondo, e penso che anche se non si rientra fortunatamente in certe dinamiche, si possa apprezzare e amare. È quella sensazione che ho sentito con L'Arminuta, altro grande romanzo italiano, e ha ricevuto abbastanza amore e premi, ma mai abbastanza, quindi fidatevi, leggete Lacci. Il mio libro preferito di quest'anno, che mi ha fatto varie sensazioni, come sono quelle cose che quando trovi il libro giusto, che serve a te, che parla a te, in quell'istante è semplicemente meraviglioso. Un po' come quando leggi un libro che pensavi ti avrebbe fatto cagare e lo trovi uno dei più belli che tu abbia mai letto. Questo primo posto rientra in tutti e due i fattori, tra l'altro, perché io l'ho iniziato a leggere dicendo Invece, il primo posto in classifica per il 2021, che è stata l'ultima scoperta e ha innalzato qualunque stanno tutto completamente da solo, è stato lui. La nausea. Quando vi dico che ho sottolineato qualunque riga di questo romanzo, intendo qualunque riga. A parte che mi rendo conto che io ho un'ossessione per i romanzi scritti a diario a posteriori. Cioè, qualcuno che si mette a scrivere la propria vita, niente, io con questi romanzi proprio ci vado chiaramente a nozze. E La nausea è questo. La nausea è la storia di Antonin Roquetin, non lo so, che si stabilisce in questa piccola città francese dove inizia a provare la nausea. Se avete visto i miei... non parlo molto spesso della terapia, dei miei problemi personali, perché sono problemi personali, e avete visto qualcosa nel video, rispondo al mio video dopo 5 anni, ma la nausea mi ha fatto sentire meno sola. La sensazione della nausea prova il nostro protagonista, che è questa ricerca di un'emozione che non arriva, di questa fanghiglia in cui si sente bloccato, questa incapacità di essere soddisfatto di quello che ha, questa incapacità di provare l'avventura che cerca, stagnato in questa situazione che non apprezza, dove veramente odia qualunque cosa. Tutto gli dà la nausea in un certo senso. Anche la storia d'amore in un certo senso è perfettamente equilibrata. Tra l'altro ho adorato che il romanzo si apre in un certo senso con lei. Se avete letto tutto il romanzo e analizzate la discussione verso la fine con lei, ve ne renderete conto. È stato un piccolo tocco che ho apprezzato molto. Uno dei primi libri in assoluto che ho iniziato a scrivere, addirittura ho proprio scritto i miei appunti, i miei pensieri sul lato, perché volevo segnati le mie sensazioni su questo libro quando lo leggevo. È stato proprio quello che provavo mentre leggevo questo romanzo, perché era così potente che ne avevo bisogno
mi ritrovo proprio nel personaggio principale, che è terribile, un po' come quando ho detto che mi ritrovo nello straniero di Camus. È terrificante, in un certo senso anche un po' pacifico ritrovarsi nella letteratura e sapere che qualcuno ha vissuto la stessa cosa. Tra l'altro il protagonista palesemente ha attacchi d'ansia, che non vengono spiegati come attacchi d'ansia, ma sono attacchi d'ansia, e ho apprezzato quella cosa che è la totale e completa insoddisfazione della vita, che non si può risolvere in nessun modo, perché non c'è modo. È dentro di te il problema, è dentro la tua mente, il tuo cuore, la tua esistenza, e questa sensazione soffocante è meravigliosamente rappresentata in questo romanzo. L'idea è sempre lì, l'innominabile. Attende pacificamente e adesso sembra che ti dica: davvero era questo che volevi? Ebbene, è precisamente questo che non hai mai avuto. Guarda, ti ingannavi te stesso con delle parole, tu chiamavi avventure, falsi splendori di viaggio, amori di prostitute, risse, paccottiglie, ed è questo che non avrai mai, né tu né alcun altro. Quando saranno andati a letto insieme dovranno trovare qualche altra cosa per velare l'enorme assurdità della loro esistenza, e tuttavia è proprio tanto necessario mentire a se stessi. Ma io so, faccio finta di nulla, ma so che io esisto e che essi esistono e che non c'è niente, niente, nessuna ragione di esistere. Ho letteralmente sottolineato una cosa in ogni pagina. Questa solitudine immensa che prova il protagonista, questa incapacità di provare affetto e di inserirsi all'interno di persone che comunque palesemente provano affetto e ammirazione per lui, commovente. È commovente, secondo me un libro ha raggiunto il suo massimo scopo quando fa sentire chi lo legge a casa, capito, compreso, anche attraverso centinaia d'anni e attraverso due persone che non c'entrano assolutamente l'una con l'altra, tipo me e Sartre. Che i sentimenti umani sono gli stessi da sempre e ci sono solo delle persone meravigliose che riescono, che lo vivono e lo riescono anche a mettere su carta per arrivare a qualcuno e farlo sentire meno solo. È prima in classifica. Ah, tra l'altro tantissimi di voi mi hanno detto che l'hanno trovato noiosissimo perché non succede niente. Mi spiace, io ho anche lì una sottona per i libri dove non succede assolutamente niente, tipo Stoner è bellissimo, cioè secondo me è meraviglioso, perché dà il tempo ai personaggi, a proposito di come annoiarsi, dà il tempo ai personaggi di filo di pensieri, devi abbandonarti alla capacità di dare il filo dei pensieri, come il libro che sto leggendo adesso, che è Memoria del sottosuolo. Essere nel momento giusto per leggerlo, però secondo me questa tipologia di romanzi è tra le migliori in assoluto. E con questo si conclude la mia top 10 del 2021. Fatemi sapere ovviamente la vostra qua sotto in descrizione e noi ci vediamo alla prossima.